Ciao Chiara, è davvero difficile riuscire a farti stare ferma, sei sempre così piena di energie. Visto che ogni volta che sono a casa vuoi suonare la mia chitarra, questa volta ti porto con me in una visita al Museo di Strumenti Musicali. Qui c'è una vasta collezione di strumenti antichi di diverse famiglie, a corda, a fiato e a percussione. Per iniziare mi sono soffermato sulle chitarre e gli altri strumenti a corda, visto che quelli un po' li so suonare e mi sembra di capirli meglio. A guardare così tanti strumenti in uno stesso posto, si capisce che ognuno di essi ha una lunga storia fatta di progressivi miglioramenti e continue evoluzioni. Il fatto che diversi di questi hanno forme molto particolari e altri sono finamente decorati contribuisce al loro fascino. Anche tutti questi strumenti a fiato mi piacciono molto. Purtroppo per saperli suonare ci vuole un bel po' di tecnica e la mia mi permette al massimo di suonare qualcosina di facile col flauto. Guardando questi strumenti non posso fare a meno di pensare a che suono hanno e mi immagino di sentirne il profumo tra l'odore di polvere o di ruggine. Che emozione sarebbe poterli tenere in mano e suonarli, anche solo per qualche momento. Peccato che sono così immobili in queste vetrine. Ma in fondo è l'unico modo per conservarli ancora a lungo, così che anche le generazioni future possano ammirarli come sto facendo io adesso. Vedendoli così è facile dimenticarsi che un tempo ciascuno di questi strumenti è stato suonato da musicisti esperti e appassionati, che li hanno amati e curati giorno dopo giorno. Non tutti sono in ottime condizioni, ma qualcuno di questi è ancora suonabile e viene suonato in qualche occasione speciale. Il museo fornisce anche delle registrazioni di alcuni di questi strumenti, di modo che ci si può fare un'idea del loro suono e del loro carattere. E viene anche spiegato in che contesti venivano suonati e quali compositori se ne servivano. E tu cosa ne dici di questi strumenti antichi? Ti hanno messo un po' di voglia di imparare a suonare qualcosa? Spero proprio di sì, fare musica è un'attività davvero piacevole. Stammi bene, mi raccomando.